Buongiorno a tutti e a tutte, siamo dunque alla vigilia delle elezioni americane mai così importanti per tutti a livello internazionale e mai forse così incerte. Noi salutiamo Alan Friedman, buonasera Alan. Buonasera a tutti. Buonasera, lo conoscete tutti, è già stato nostro ospite, del resto, giornalista statunitense, saggista. Il suo ultimo libro che potete vedere in questa pagina è La fine dell'impero americano. E ne parleremo perché è molto interessante questa prospettiva, ma andiamo un pochettino inizialmente qualche minuto sull'attualità. Inutile star qui a dire chi vince o chi perde. Una cosa che però sembra certa è che dopo l'entusiasmo iniziale, diciamo, lo slancio dei democratici per la candidatura di Kamala Harris è, diciamo, un po' scemato. Quali sono, secondo te, le ragioni principali? Veramente Kamala Harris e Trump sono testa a testa e Trump ha una base molto solida che con dai 74 milioni di voti che ha avuto l'ultima volta, forse la metà, sono seguaci di un cult che non hanno una grande istruzione, non hanno laurea, forse non hanno completato il liceo e sono spesso QAnon o complottisti o nell'America profonda, senza gli strumenti intellettuali per capire quello che dice, e quindi quando lui dice che mangiano gatti e cani in Ohio, gli immigranti, loro ci credono. Se lui dice, cioè, c'è un problema qui che abbiamo sempre avuto populisti nella storia, ma Trump è un populista che usa Elon Musk e Twitter per manipolare l'opinione pubblica in collaborazione con i troll di Vladimir Putin, nati dalla Russia, in collaborazione con l'Iran e la Cina. Tutti vogliono Trump presidente perché Trump favorisce i dittatori. E quindi hai tutti i cattivi del mondo, da Viktor Orban a Erdogan a Netanyahu a Putin, che appoggiano Trump e lo fanno in modo attraverso i servizi segreti, attraverso ingerenza cibernautica, mentre in America abbiamo la metà dell'America che ama ancora la democrazia e si rende conto che Trump è una minaccia esistenziale alla democrazia. E poi hai una Kamala Harris troppo legata a Biden, impopolare Biden, e una Kamala Harris carismatico ma non così compelling, che rischia di anche perdere. Quindi siamo sul filo di rasoio, non si saprà chi vince fino all'ultimo. Può essere che alcuni stati non sono decisi per giorni o settimane dopo il voto e potrebbe essere che Trump, se perde, aiazza di nuovo la violenza della folla, come ha già minacciato, ha detto se lui perde ci sarà un bagno di sangue. Nel passato si diceva sempre: no, Trump esagera, non si bisogna preoccupare. Oggi si capisce che purtroppo la violenza è uno strumento della politica, della campagna elettorale di Trump, e questo non è mai successo in America. Quindi 50-50 fino all'ultimo, Trump o Harris. Se vince Harris, potremmo avere un presidente adeguato, appena mediocre pure, ma almeno avremo non un delinquente, non un criminale, non un filo putignano nella Casa Bianca. Ecco, non un pregiudicato, perché ricordiamo che Trump è già stato condannato Condannato. nuovamente e ha altre pendenze Per con la. stupro e per frode fiscale e frode bancario. Allora, una domanda che va un po' al di là, diciamo, della componente meno preparata, se vogliamo, dell'elettorato americano, riguarda le minoranze. L'America è sempre più un'amalgama quasi tribale, no? Di forti tensioni interne, di forti, diciamo, confini fra una comunità e l'altra, e per esempio i musulmani, che ne so, del Michigan, dove rappresentano una minoranza importante, potrebbero determinare
la vittoria di Trump o la sconfitta di Harris, perché sono contro la politica americana, diciamo a fianco comunque di Israele. Abbiamo gli immigrati della precedente generazione che temono l'arrivo di nuovi immigrati. C'è anche questa miscela, no? Di cui tener conto. Certo, l'America è una pentola in cui gli ingredienti non si mescolano sempre così bene come nelle favole. E sicuramente ogni generazione di immigrati tende a baciare sopra e dare calci giù. E c'è una lotta per chi è sulla scala sociale, non c'è dubbio. Detto questo, Trump offende con razzismo gli ispanici. Credo che questo potrebbe favorire Harris, perché veramente ha descritto Puerto Rico come un'isola di rifiuti, di feccia. Biden ha fatto un gaffe chiamando chi appoggia Trump feccia. Quindi siamo in una situazione molto difficile. Gli uomini di colore tendono ad appoggiare Trump più del previsto, perché non si capisce. Quello che è chiaro è che la maggioranza di chi è nella base di Trump sono uomini bianchi senza laurea, colletti blu, che temono che America sta diventando un paese in cui fra qualche anno, ed è vero, 51% di noi americani non saremo bianchi, saremo persone di colore o di razze miste. America veramente è un paese in cui cinesi americani sposano tedeschi americani, giapponesi americani sposano afroamericani, e ispanici americani sposano coreani americani. Siamo veramente un paese così. Questo disturba e spaventa suprematisti bianchi, la Ku Klux Klan, i neonazisti, la destra estrema che fa il nocciolo duro, una specie di casa pound americano che fa il nocciolo duro della parte più militante e violente di chi appoggia Trump. Mentre Harris ha divisioni all'interno del Partito Democratico fra la sinistra di Bernie Sanders e Alessandra Ocasio-Cortez e più moderati. E Kamala Harris si è trovato in una situazione impossibile perché ha la legacy di Biden, quindi porta con sé un po' l'impopolarità di Joe Biden, e il Michigan ha due tipi di spot. Nelle comunità musulmane americane c'è uno spot in cui lei denuncia quello che accade in Gaza, ma poi in un'altra località più ebreo-americana c'è uno spot che denuncia l'attacco Hamas a Israele. Lei vuole la moglie ubriaca e la botta piena, e non si può avere entrambi nella politica o nella vita. E quindi Trump e Harris è una questione esistenziale. Siamo tutti nervosi, tutti i miei amici a Washington e New York, e famiglie, siamo tutti un po' preoccupati perché cerchiamo di non pensare, ma è possibile che martedì prossimo America eleggerà un governo di destra estrema, tipo Alternative for Deutschland, tipo Le Pen, tipo Salvini, tipo Viktor Orban. Vi ricordo che per Donald Trump, Viktor Orban è il leader europeo che lui rispetta di più, dopo Vladimir Putin, naturalmente. Certo. Senti, un'altra domanda che cerca di andare con una sonda un po' più a fondo. Tu in questo libro, che devo dire è un tracciato molto dettagliato, interessante, commentato di quello che è stato il tramonto, diciamo, dell'era del secolo americano, che porterebbe, come tu sostieni, alla fine dell'impero americano. Poi ti farò una A domanda. metà secolo, non dico domani mattina, ma nei prossimi 20 o 30 anni, sì. Ma volevo chiederti, qual è stato l'errore delle, chiamiamole elite per intenderci, insomma, di chi ha guidato questo paese fino al punto in cui si trova? Qual è stato il principale errore? Non pensare
alle classi medio-medio-alte che con la mondializzazione, per esempio, si sono sentite indifese, qual è stato questo elemento nucleo centrale? Non c'è un singolo elemento, c'è una serie di trauma collettivi che hanno colpito l'America. Io nel libro spiego come noi spesso creiamo i nostri mostri che poi dobbiamo smantellare dopo, che si chiamano Saddam Hussein o Fidel Castro, che si chiamano Somoza in Nicaragua o che si chiamano Sadat in Egitto. L'America ha il problema di, come spiego nel libro, da un lato vogliamo essere la nazione indispensabile con la superiorità morale di dire al mondo che il sistema basato sulle regole costruito sui pilastri del Fondo Monetario, Banca Mondiale, l'ONU, NATO, tutto che ci ha servito bene per gli ultimi 80 anni. Non riusciamo facilmente a capire che questa macchina, questa infrastruttura di ordine mondiale è arrugginito, che la sfida della Cina è enorme, che la Cina sorpasserà gli Stati Uniti in termini di PIL fra 5-10 anni e in termini militari arriverà al livello di America in 25 o 30 anni, che niente nella storia. E che le sfide di Putin contro la democrazia in Europa e in America è molto grave, che ci sono una serie di stati in bilico, non solo in Wisconsin e Michigan, ma anche nel mondo, che possono essere determinanti nel futuro, in un futuro in cui non c'è un ordine mondiale occidentale liberale, ma un mondo senza un ordine predefinito, non un mondo bipolare fra America e Cina, non multipolare con Iran e Arabia Saudita e Turchia, messo dentro e India e Brasile, no. Un mondo in cui i cattivi possono vincere talvolta, un mondo in cui la maggioranza forse non amano la democrazia, un mondo in cui non è più interessante per il sud globale di avere un rapporto monogamo con Washington. E questo vuol dire che l'America non è più in grado di plasmare l'ordine mondiale e l'ordine mondiale che noi americani chiamiamo the rules-based system, il sistema basato sulle regole, è percepito da tanti come il sistema disegnato dagli americani per garantire i mercati per prodotti americani, una specie di imperialismo economico. Ovviamente non è così esplicito, ma esisteva anche questo come interesse nell'espansione dell'impero americano, come oggi la Cina usa 1.000 miliardi di soldi gettati a questo progetto di Bridge Road Initiative per creare debiti in paesi in sviluppo per creare un impianto di logistica per l'esportazione di prodotti cinesi in tutto il mondo. Questo è il motivo per cui l'impero cinese cerca di fare soft power e usare l'economia e questi cosiddetti prestiti, mentre in America noi non siamo bravi a gestire l'impero. Questo mio nuovo libro spiega, lo Esplicitamente nel libro. scrivo e lo cito gli errori di John F. Kennedy che ci ha portato in Vietnam, di Jimmy Carter che è stato umiliato in Iran, di Richard Nixon, che è stato il primo mascalzone, ma che oggi sembra un statista paragonato a Trump, di Bill Clinton, che faceva cheerleader per la globalizzazione senza mai rendersi conto delle vittime della globalizzazione, delle disuguaglianze, dei redditi, di George W. Bush, che ha creato due guerre disastrose che hanno esaurito e quasi distrutto le risorse militari e economici americani in 20 anni di guerra in Afghanistan. Tutto questo, Alan, tutto Barack, questo ecco. è stato vissuto e visto come l'imperialismo americano. Ma io non a caso, è molto doloroso per un americano come me di scrivere un libro che si chiama La fine dell'impero americano, perché è difficile criticare duramente il tuo paese. Io in questo libro spiego perché il nostro impero fu costruito nel 7-800 su base di schiavitù di afroamericani e genocidio di popoli indigeni in America.
Così abbiamo creato l'impero americano quando siamo arrivati a California la prima volta, con guerra e genocidio e schiavitù che hanno nutrito l'espansione economica. Quindi il mio libro è una controstoria, se vuoi, della politica estera americana, ma che ti porta dentro la stanza dei bottoni e ti fa capire da vicino gli errori di diversi presidenti nella malgestione dell'impero, da Barack Obama che ha fatto una gestione incompetente della primavera araba, a Donald Trump che ha smantellato il multilateralismo e si è messo ai piedi di Putin, e infine Joe Biden che non ha potuto controllare Netanyahu, nonostante tutti gli aiuti militari americani, non ha potuto, non ha voluto, e che sta facendo il suo meglio per l'Ucraina. Il mio libro guarda anche avanti alla situazione che ci può attendere e lascio al lettore a scoprire il resto. Certo, lasciamoglielo scoprire volentieri. Negli ultimi 2 minuti, diciamo, l'immagine è rimasta fissa su di te, quindi io comunque ho pensato che, di continuare perché so che hai un impegno, per cui ci devi lasciare e ti ringrazio tantissimo Grazie a voi. per questo intervento. Speriamo che tu possa trovare la pazienza e il tempo, magari dopo il voto, per commentarci Volentieri. Il l'esito di queste votazioni. risultato commenteremo insieme, sì. Va bene, grazie mille Alan. Grazie a tutti. Serata Ciao con ciao. Ciao ciao. tutto.